Allora io innanzitutto volevo ringraziare Ruggero, il segretario di ADAC, che ci ha offerto questa importante opportunità di discutere di questo tema. Noi abbiamo svolto qualche giorno fa una riunione di gruppo di lavoro, come facciamo sempre, convocando un circolo dell'ottavo, chiedendo di indicare uno o più propri rappresentanti per poter fare una riflessione di merito con il responsabile municipale sul tema, che è Claudio Calderanti, che c'è oggi qui, con Fabrizio Cremonesi, che è dei nostri consiglieri in aula municipale, quello che con maggiore assiduità segue le vicende del trasporto pubblico, e abbiamo voluto interpretare questa occasione come, diciamo, l'opportunità di fare una prima puntata di un dibattito che per noi essenzialmente ne ha due, ha due puntate fondamentali per delineare un progetto chiaro, un programma, delle linee programmatiche chiare per il trasporto pubblico di questo versante, di questo municipio, che sarà, diciamo, poi l'impegno di svolgere un'assemblea simile a quella di oggi sul versante prenestino dell'ottavo municipio, che, diciamo, se per il versante casilino il futuro passa attraverso la definizione delle scelte politiche da fare sul prima e dopo metro C, come abbiamo scritto nei manifesti, per il versante prenestino invece la questione, diciamo, ha a che fare essenzialmente con il tema di come mettere a sistema il trasporto ferroviario su ferrovia regionale, essenzialmente, in particolare dopo che l'apertura della stazione di Cortina avrà, diciamo, rivoluzionato almeno potenzialmente il trasporto pubblico non solo romano ma anche di snodo della capitale per il trasporto nazionale, e quindi avrà generato delle opportunità che sono un po', forse, cremonesi, vedi lui, se no attacca. Dicevo, appunto, quindi noi faremo questi due appuntamenti, al termine dei quali, come sempre abbiamo cura di fare, abbiamo fatto su altri temi, cercheremo di redigere delle linee di programma che per noi sono di essenziale valore, perché siamo convinti che la fase politica, diciamo, di questo territorio chieda al PD innanzitutto di cominciare a prepararsi per la sfida, diciamo, di un governo diverso del territorio. Noi abbiamo la presunzione di credere che la vicenda di questa maggioranza municipale essenzialmente sia già conclusa nell'opinione pubblica dell'ottavo municipio, e che già ci si attenda una grande capacità di proposta dal centro-destra. Noi, essenzialmente, il dibattito di oggi è molto importante perché per questo quadrante di territorio la metro C è un elemento di innovazione straordinario, e allo stesso tempo la gestione di un grande problema, nel senso che l'avvicinamento all'apertura della metro C ha già comportato, diciamo, tutti i disagi che sono stati quelli connaturati ai cantieri della sua realizzazione, però soprattutto, diciamo, comporterà adesso tutta una gestione dei tempi che, diciamo, tra l'altro sono anche abbastanza indefiniti, di realizzazione completa dell'opera e quindi di sua fruibilità davvero per questo territorio. Infatti, circa un mese fa, diciamo, quando una notizia che apparentemente poteva sembrare lontana da questo quadrante, ma invece è stata importantissima per questo quadrante, si è rivelata, cioè il fatto che sia stata cancellata dal programma olimpico di Roma 2020 la previsione dell'attivazione in tempo per quell'appuntamento del tratto della metro C che arriva a Prati. Noi abbiamo, diciamo, come PD, voluto sottolineare il fatto che questi ritardi e soprattutto la difficoltà di realizzare l'opera nei suoi punti nodali, ossia nei punti che possono portare agevolmente questo territorio in tempi brevi, i cittadini di questo territorio, nei luoghi dove lavorano per le loro esigenze quotidiane, o dove possono recarsi le persone interessate ad alloggiare qui perché vicine in termini di tempo a San Pietro, al centro di Roma,
e quindi determinare uno sviluppo anche turistico, economico di questo territorio. Per noi il fatto che quei tratti stiano conoscendo un ritardo a oltranza, essenzialmente, che non si sappia fondamentalmente quando davvero la metro C sarà allacciata alla mobilità di Roma a San Giovanni e quando soprattutto arriverà nei punti, diciamo, nevralgici dei nostri spostamenti verso il centro, per noi questo significa vanificare la portata strategica dell'opera, che era questa qui, cioè di determinare un'occasione importante di sviluppo del territorio. Tanto più che questo vale anche al contrario, nel senso che alcune infrastrutture di questo territorio, che sono l'Università di Tor Vergata e la Città dello Sport, che conosce, diciamo, le stesse difficoltà della metro C per altri versi, hanno, diciamo, sono legate strettamente alla vicenda della metropolitana, perché questo può produrre invece una facilità di raggiungere questi luoghi dal centro e da altri territori della città, che può portare qui interessi, diciamo, di vario tipo e determinare sviluppo e occasioni per la vita. Quindi tanto più in questa presenza di questo problema, noi abbiamo condiviso assolutamente l'impostazione che specificava il segretario del circolo di ATAC, ossia che noi non possiamo immaginare che la linea Roma-Pantano, nel suo tratto che non coincide con la metro C, ossia da Giardinetti in poi, venga essenzialmente dismessa al momento della sola attivazione di quella tratta della metro C che arriverà a Centocelle, perché è impensabile che quella tratta possa rappresentare un effetto positivo per la mobilità del territorio. Quindi noi siamo d'accordissimo che questa linea, stiamo per fare una battaglia insieme, che questa linea, fin tanto che la metro C non sarà nella sua complessiva portata quella che noi ci aspettiamo, cioè il mezzo che ci porta facilmente e velocemente al centro di Roma, la linea Roma-Pantano, con tutte le modifiche che si possono apportare, che sono state spiegate meglio di me prima, per noi continua ad avere un valore che non va dismesso. Soltanto dopo noi saremo chiamati, già a tempo, insomma, di fare una riflessione su questo, ad interpretare a determinare che cosa fare delle aree che sono oggi interessate dal passaggio della Roma Pantano, che successivamente, diciamo, quando la metro C sarà pieno compimento e per questo tratto potrà compiere la funzione pienamente, noi dovremo interrogarci su come utilizzare quelle aree, che sono anche aree di una certa vastità e che nella nostra opinione andranno utilizzate quindi in un tempo più lungo per scopi di carattere ambientale e di decoro, cioè essenzialmente noi dobbiamo utilizzare quelle aree per renderle fruibili alle persone con percorsi pedonali, con percorsi ciclabili, con una sistemazione a verde, e soprattutto evitare di fare l'errore di abbinare alla metropolitana, che deve essere la cosa che ci permette di lasciare a casa la macchina, la scelta di allargare le strade. Questo è un po' l'insegnamento che diede Tocci da assessore alla mobilità di Roma: se tu allarghi le strade, incentivi il traffico privato, se incentivi il traffico privato essenzialmente aumenti, cioè, diciamo, l'effetto, e quindi abbiamo il tema piuttosto degli snodi quindi diciamo una strategia in due tempi che però per un tempo non breve diciamo necessita ancora dell'utilizzo della linea, cosa su cui dobbiamo fare una battaglia, perché mi si diceva nelle riunioni preparatorie che essenzialmente la linea si sta lentamente dismettendo perché si tende a non investire su una linea che si pensa sia il retropensiero di dover chiudere presto. Io su questo essenzialmente ho chiuso, volevo soltanto aggiungere una questione di carattere generale, non per amor di polemica, però quando questa città è stata, diciamo, percorsa negli anni in cui il centro-sinistra ha governata da una campagna della destra
che in questi temi ha sempre, soprattutto sui temi dell'impatto ambientale del trasporto, ha sempre detto che bisognava fare ben altro. Allora, quando c'erano le domeniche ecologiche, ma che ci facciamo le ecologiche? Bisogna fare ben altro. Quando c'erano le tabby alterne, che non piace, cioè nessuno è contento di avere le tabby alterne, no? Sono scomode per tutti. Però non c'era mai una proposta alternativa per superare il problema, c'era sempre, ma c'è stato, bisogna fare ben altro. Ora, diciamo, ben altro è stato che per 3 anni, 3 anni e mezzo non si è fatto niente. Cioè praticamente si sono tolti gli strumenti che erano persi, comunque, diciamo che erano, diciamo, delle toppe del problema, non è che c'è stato un piano per diminuire l'impatto dell'inquinamento da trasporto privato che c'è sulla città. E ora noi siamo al paradosso che vengono reinserite improvvisamente queste misure tampone senza avere, diciamo, una logica di base. Allora io sono convinto, diciamo, che questo sia l'ennesima riprova di una credibilità ormai smarrita completamente da parte di chi amministra questa città. Però lo volevo dire perché altrimenti si scorda facilmente.